che tu sia credente o no, che tu abbia accettato di farti iniettare il siero magico o no, che tu abbia scelto di andare a votare o no, e comunque insegni agli studenti minorenni, sei colpevole della diffusione della grande menzogna. E non nasconderti dietro al pretesto di dover seguire il protocollo o il programma scolastico al posto della verità. È la stessa risposta che forniscono quei sanitari che si nascondono dietro i protocolli pur di mantenere il posto di lavoro e non prendersi la responsabilità di proseguire col programma sperimentale imposto dal regime. La responsabilità è e rimane sempre tua, perché sei tu che hai scelto di ubbidire alla menzogna. Come da titolo, Eratostene, l'inganno che perpetuano e che ancora insegnano a scuola. Invito a vedervi tutti i video in merito sulla voce Eratostene, che trovate sulla pagina web indice alfabetico da www.tinelli.eu, e vedere ad esempio semplicemente quanti risultati diversi postano gli insegnanti sul valore della misura di uno stadio. Il titolo del video è Eratostene, misura di uno stadio e la rifrazione della luce. In quel periodo non c'era solo una misura di lunghezza, nell'antico mondo greco noto come stadio, ma piuttosto una raccolta di diverse misure, tutte diverse per lunghezza, e non abbiamo assolutamente idea di quale di queste misure si intenda nella dimostrazione di Eratostene. Se fate una semplice ricerca trovate la conferma che gli insegnanti insegnano tutti la medesima ricerca, la quale richiederebbe invece la massima cura su queste misurazioni, ma forniscono concetti elementari copia e incolla, tutti uguali, tutti identici. Vi lascio la schermata così potete leggerla fermando il video. Addirittura in questa immagine non sanno quanto è esattamente uno stadio. Ma Eratostene era, secondo le leggende, perché di leggende si parla, un poliedrico, un astronomo, un cartografo, un geografo, un matematico, un poeta e un teorico della musica. Perché ho usato il termine leggenda? Perché nessuno dei suoi scritti è sopravvissuto. Esistono solo meno di 30 frammenti dei suoi presunti scritti. L'unico resoconto della misurazione di Eratostene si trova sul libro Sui moti circolari dei corpi celesti dell'astronomo greco Cleomede. Sulla base dei suoi scritti, Thomas Hayes, lo storico di matematica greca, pensava che il testo fosse stato scritto a metà del primo secolo a.C., ma Otto Neugebauer, storico di scienza antica, pensava che sui movimenti circolari dei corpi celesti fosse stato scritto intorno al 370 d.C. Quindi di cosa stiamo parlando? Il metodo di Eratostene si basa su un argomento geometrico e dà l'impressione di essere leggermente più difficile da seguire se teniamo conto che il calcolo viene fatto pensando che i raggi del Sole sono paralleli. Ma non si tiene conto che le due città di riferimento, Siena ed Alessandria, non si trovano sullo stesso parallelo. Infatti Alessandria è più a nord rispetto a Siena, né si tiene conto dell'inclinazione del globo. Nel video che vi ho accennato ho già parlato anche dell'assunzione che l'atmosfera converge i raggi solari. Ma la spiegazione ufficiale è che l'atmosfera terrestre rifrange la luce e questo è il motivo per cui la luce diverge. Ma allora, se la luce del sole è sempre rifratta, significa che i calcoli fatti dal signor Eratostene sono stati calcolati con la luce rifratta, il che significa che sono sbagliati e che il sole è molto molto più vicino. Quindi quale delle due ipotesi è quella giusta? Se si sostiene che i calcoli di Eratostene sono corretti, allora si sostiene che la luce del sole non può essere rifratta. Ma se la luce non viene rifratta, significa che il sole è vicino. E se il sole è vicino, le osservazioni dei calcoli di Eratostene confermano che la Terra è ovviamente piatta. Ma andiamo avanti, o meglio, torniamo indietro. Provate ad immaginare di vivere 2500 anni fa. Tutta la vostra vita sarebbe incentrata sul nutrirsi ed evitare di essere uccisi. La maggior parte delle persone a quei tempi erano schiavi
L'aspettativa media era di circa 28 anni, ci insegnano nella storia. Eratostene invece ha vissuto 80 anni ed avrebbe fatto questa indagine quando? All'età di 30 anni circa. Noi arriviamo ad un'età media di quasi 26 anni per laurearci, meglio, per incidere nelle nostre menti l'indottrinamento del sistema. E a questa età, dove i nostri nonni erano già padri, non abbiamo alcuna esperienza né di vita né di lavoro, nemmeno di genitori, e abbiamo solo speranze, meglio, solo sogni. Dati età media di laurea da scuola.net. Perché Eratostene potesse misurare la circonferenza terrestre, anche supponendo che sapesse che la Terra fosse una sfera, doveva conoscere la dimensione del Sole e la distanza tra il Sole e la Terra. E devo dirlo, nessuno lo sapeva prima di lui, tanto è vero che quando Copernico presentò le sette petitiones, cioè i sette postulati della teoria, non dimenticate mai il termine teoria, che dovevano dare vita a una nuova astronomia, la stimò in 750 diametri terrestri, cioè 9.850.000 chilometri. Ipparco calcolò che la distanza della Terra fosse pari a 1245 diametri terrestri, ossia 14.800.000. Tycho Brahe, 8 milioni di chilometri. Keplero, 18.818.000 chilometri. Ricciola, oltre 44 milioni. Isaac Newton una volta ha detto: oh, non importa se riteniamo che sia distante 45 o 87 milioni di chilometri, perché entrambi andrebbero altrettanto bene. Un bravo scientifico, eh? Non vi pare? Benjamin Martin ha calcolato tra 130 e 132 milioni di chilometri. Thomas Dilworth ha affermato 150 milioni 839 mila chilometri. John Hind ha dichiarato positivamente 153 milioni 368 mila chilometri. Benjamin Gold ha detto più di 154 milioni di chilometri. E Christian Meyer ha pensato che fossero più di 167 milioni. I ricercatori della Terra piana nel corso dei secoli, al contrario, hanno usato i sestanti e la trigonometria piana per fare tali calcoli e hanno scoperto che il Sole e la Luna hanno entrambi solo circa 51 km di diametro e poche migliaia di chilometri dalla Terra. Eratostene, inoltre, doveva conoscere la distanza, in linea retta, tra Alessandria ed il Pozzo di Siene. In quei tempi le distanze si misuravano in ore, giorni, settimane o mesi e, in alcuni casi, anni. Come poteva conoscere che la distanza tra Alessandria e del Pozzo era di 5.000 stadi? Ora, uno stadio a quei tempi aveva quattro risultati, andavano da 100 metri a 400 metri. Chi poteva misurare la distanza in linea retta in quei tempi tra Alessandria e Siene? La risposta logica è: nessuno era in grado di farlo. Per poter misurare una distanza di 800 km in linea retta, nel mezzo di un deserto pieno di tribù nemiche, ladri e assassini, avrebbe avuto bisogno, prima di tutto, di avere un esercito per difendersi, di una corda lunga 800 km e oltre 5.000 bastoni. Solo la corda e i bastoni avrebbero bisogno di circa 20 carrozze con i relativi cavalli per il trasporto. Iniziate a vedere come l'intero esperimento di Eratostene non sia altro che una favola? Una bufala ben progettata per le menti deboli. Ci sono così tante cose che allora non sapevano che l'esperimento di Eratostene, anche ammesso che abbia avuto luogo, avrebbe fornito misurazioni completamente errate. Ma viene insegnato tuttora nelle scuole e ci viene impartito che è stato un vero esperimento. E se non vuoi essere considerato un idiota, devi accettare di essere intelligente almeno quanto un tizio vissuto più di 2000 anni fa. Il sistema educativo è architettato per renderci stupidi, ma allo stesso tempo farci credere, meglio illuderci, che siamo dei fottuti geni. Questa bufala di Eratostene fa parte di un sistema, di una matrice fatta di menzogne in tutti i settori. Voglio dire, se non vuoi essere considerato più stupido di quel tizio sopravvissuto 2000 anni fa, non mettere mai in discussione il fatto che lui ha misurato la Terra. Ma chi solleva il velo di questa menzogna sa che la Terra è piana, a differenza di chi,
crede che sia un globo.